Salve amici, ci troviamo a Terracina, la perla del Lazio, un paese bellissimo che si trova a 100 km da Roma, 100 km da Napoli. Ci troviamo qui al porto di Terracina grazie al permesso speciale che ci ha dato il capitano della capitaneria di porto per svolgere questa manifestazione che potete vedere alle mie spalle, denominata A pesca con papà. I bambini insieme ai loro genitori stanno pescando con una nuova tecnica che molti di voi sicuramente già conosceranno, che è la tecnica del light rock fishing. Durante il recupero qui abbiamo delle vibrazioni. Oggi una giornata di vento e questi pescetti che ci sono, è meglio andare sul fondo. Se poi avete qualche domanda da fare, qualche curiosità. Purtroppo oggi c'è molto vento e faremo molta fatica tutti a pescare. Così, praticamente sull'amo. Amo scoperto, tanto qui non è che ci sono incagli, eccetera. Questa è una tecnica che va chiaramente a insidiare, diciamo, i pesci di piccola taglia, piccolini. Prenderemo delle bavose, dei chiozzi, poi tutto quello che gira di solito sotto la murata del pontile. È la mia! Lo sramo io! Non smette paura! Bravo! Aspetta che non la tira su, un attimo. Tieni da casa. Adesso lo liberiamo e torna a casa sua. E non recuperate il tutto. Come è piccino! Eccolo! Come è piccino!
questo è pronto. Beh, vedi, mira. Vabbè, questo è piccino, piccino. Bavosa. Ciao, sono Irene Lizzulli, un braccio operativo della manifestazione A Pesca con Papà. Siamo qua a Terracina, in questa bellissima cornice in provincia di Latina, e siamo qua per questa manifestazione che vede coinvolti direttamente i bambini, i giovani, per iniziarli alla pesca. La manifestazione è stata studiata proprio per far sì che i bambini si appassionino e studino le tecniche di pesca, per fare in modo che il loro tempo libero venga occupato con una passione sana, una passione che si occupa anche di ambiente, ed è naturalmente il rapporto con il loro padre o comunque con la famiglia attraverso cui deve passare questa passione per la pesca. Molto entusiasmante vedere come i bambini si appassionano a una tecnica che inizialmente non conoscono, per la quale però prendono subito una padronanza incredibile e hanno il piacere di conoscere così le tipologie di esche, la tipologia di pesca. Stanno praticando il light rock fishing qui dalla banchina del porto di Terracina e devo dire con ottimi risultati. Vediamo cosa succede durante la giornata, ma i numeri già parlano insomma di una cinquantina di ragazzi che fra ieri e oggi si sono scambiati le canne da pesca. Sicuramente sarà un'esperienza emozionante. Gira piano piano il mulinello, gira piano piano il mulinello, piano piano, 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 vai, vai, gira. Apri, adesso prendi la mano qua dietro, gira così, pronto, bravo. Lì è andata meglio? Mo piano piano vai sempre meglio. Recupera piano piano. Francesco, vieni dietro. Allora, fino ad ora abbiamo pescato a drop shot e adesso che i bambini stanno leggermente calando proviamo a fare un altro tipo di montature. Usiamo le nostre nuove testine della Heracles da 2 grammi montate con la nostra esca il Nano Shad.
Come fai a far nodo e tenere la canna? È difficile. Te lo faccio vedere? Sì. Allora passi il filo dentro l'occhiello. Crei un'asola. Fai 5 giri. 1, 2, 3, 4. Poi ripassi il filo dentro l'occhiello. Sono rimasto anche emozionato della partecipazione e della passione in cui i bambini sono stati, diciamo, coinvolti. Molto positivo. La passione di questi ragazzini che sono intervenuti con i propri genitori è una cosa stupenda da condividere, da respirare, e soprattutto un'attività che, a mio personale giudizio, rappresenta un po' un'evoluzione anche di quella che è la pesca dei giorni attuali. Il coinvolgimento delle nuove leve è fondamentale per poter garantire a questo sport, a questa passione, una continuità per il futuro. Thank you.
Allora, quando Alessandro Trillò, l'avvocato di Terracina, mi ha coinvolto in questa manifestazione a Pesca con Papà, sono rimasto entusiasta perché coinvolgere bambini da 7 ai 14 anni per me è stata una bellissima cosa. Quindi io ho sponsorizzato appieno questa manifestazione. Giornata entusiasmante, tanta emozione, tanto divertimento, la festa è finita, il porto si è sgomberato. Come prima manifestazione non pensavo onestamente che ci fosse stato tutto questo successo. I bambini si sono divertiti, c'è stata addirittura una competizione tra bambini e genitori, anzi forse i più accaniti sono stati addirittura i papà. Ovviamente questa è stata soltanto la prima edizione, presto ce ne saranno altre che riguarderanno sempre i bambini, sempre con la nostra logica e quello che è il nostro intento, cioè far conoscere il territorio e trasmettere la passione della pesca ai bambini. Ce ne saranno altre in altre città, sempre qui del territorio, che ricordiamoci il Sud Pontino, ce ne sarà anche qualcuna, credo a breve, anche nel freshwater, quindi i bambini inizieranno a conoscere anche questo nuovo pesce che è il bass. Filippo, questa è stata una manifestazione meravigliosa. Io sono veramente emozionato perché vedere questi bambini anche di 3 anni, dove ho fatto delle foto meravigliose, essere qui appassionati, pescare, essere a contatto con il mare, con la natura, con l'aria aperta, io credo che sia la cosa più bella e io spero il prossimo anno si possa fare una manifestazione di questo genere, dove ci saranno sempre più bambini, perché ovviamente i bambini sono il futuro e noi bisogna veramente coltivarli e volerli veramente bene. Io vi ringrazio tanto per questa manifestazione, vi saluto e al prossimo anno. Da grande voglio fare il pescatore. Ciao. Ciao. A me mi sta scolorito. È perché non era buona. Ho dato quella fasulla.